dolciose, bentornati dolciosi. Siamo qui, come vi avevo promesso, con un video. Rullo di tamburi. Spacchettamento, spacchettamento, spacchettamento. Ebbene sì, oggi apriremo questo meraviglioso pacchettino. Cioè, meraviglioso non tanto, perché a dire la verità è semplicemente una busta, come potete vedere, ma in questo caso Miss Candy Floss mi ha mandato l'abitino qui dentro. Bene, io è una settimana che mi è arrivato questo pacco, l'ho preso, l'ho messo lì da parte, ho detto sabato lo apro insieme alle mie dolciose, perché lo sappiamo, fare shopping ci piace, fare shopping con la Sandy ancora di più. E quindi ho detto, aspettiamo le nostre dolciose. Vi avevo promesso che sabato avrei aperto il pacchetto e così ho mantenuto la promessa. Bene, 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 bene. Come potete immaginare, si tratta di un abito vintage, o perlomeno che si rifà agli abiti vintage. In questo caso l'ho acquistato dal sito di Miss Candy Floss. Devo dirvi che è una delle mie marche preferite perché la qualità è ottima, certamente si fanno pagare, ma la qualità è ottima e gli abiti si rifanno veramente a dei disegni dell'epoca e quindi ecco, trovo che sia veramente un sito molto valido. Come vi ho detto, io, beh, vi devo dire la verità. Diciamoci la verità, il momento un pochino prima, no? Devo dire, un pacco, qualsiasi esso sia, è quello preferito, è quello più, come dai, diciamoci la verità, è un po' come quando apri l'uovo di Pasqua, no? L'uovo di Pasqua è bello il momento in cui lo stai per aprire, perché poi quando lo apri, spesso e volentieri la sorpresa è quella che è. Ora, in questo caso io so che cosa c'è dentro, quindi va bene, però facciamo finta che non lo so. Allora, lo sto aprendo. Sto aprendo. Aspettate, che non è proprio semplicissimo aprirlo così a favore di camera. Ebbene sì, lo apro insieme a voi. Mettiamo il pacco. Allora, innanzitutto vi dico che è un abito, ve l'ho già detto. Io adoro gli abiti, ogni tanto, ma proprio di rado, va. Come dire, mi avventuro verso i pantaloni, ma io amo veramente gli abiti, le gonne, perché secondo me innanzitutto sono comode, perché questa storia che i pantaloni sono comodi, secondo me è un po' un mito. Perché devono essere comodi i pantaloni, che vi stringono, che vi tengono chiuse? Cioè, secondo me non sono affatto comodi i pantaloni, forse sono belli i pantaloni, sì, possono essere belli a seconda di come voi decidiate di sistemarli, ma di abbinarli, fare abbinamento con camicettine, con dei top, no? Io però sinceramente trovo che gli abiti e le gonne siano ultra comodi, veramente. Cosa avrò comprato? Un abito. Di che colore? Bene, sono fortunata perché in questa stagione, quest'anno va di moda il rosa, che come ormai penso che voi abbiate un po' intuito, è uno dei miei colori preferiti. Perché così come poi in realtà, visto, ho realizzato anche la mia maglietta, no? Pinappilandia, in rosa. Perché? Perché come vi ho già detto in video precedenti, quello in special modo riferito a Pinappilandia, se non l'avete visto andatelo a vedere giù, cercatelo tra gli altri video, trovo che il rosa non sia soltanto simbolo della femminilità, ma anche della forza, del coraggio, proprio che delle donne. E che quindi che la dolcezza non deve essere sinonimo di debolezza, anzi, si può essere forti usando la dolcezza. E credo che, tornando un attimo seri, ci sia un po' bisogno di questo in questo momento, in generale, ma in questo momento un po' di più. Bene, apriamo. Ecco qui, come potete vedere, faccio un po' sbirciare, sto sbirciando insieme a voi, eh. Ecco qui, come vedete c'è molto rosa. Bene, lo vado ad aprire. Il Candy Floss non si sforza a fare delle confezioni più carine. Eccolo qui, il mio abitino. Eccolo qua, wow. Che dite, c'è abbastanza rosa? Bene,
Eccolo, vi mostrerò come mi sta. Penso quindi di metterci un petticoat rosa, e un paio di scarpine décolleté beige, che in questa stagione sono molto carine, e una collanina di perle ci sta sempre. Poi purtroppo, come chi mi segue già da qualche video avrà capito, purtroppo non ho le cose mie solite qui con me, perché questa situazione mi ha beccata in un momento di spostamenti, come sapete, o come chi lo sa e chi non lo sa, non lo sa, ero una persona con la valigia sempre in mano e quindi i miei abiti non sono qui con me e con essi anche tutti gli accessori. Quindi in questo caso io avrei messo un guantino, magari o bianco oppure beige, così come beige saranno le scarpe, e insomma, anche i fiori per i capelli, gli accessori non sono qui con me. E quindi ecco, farò quello che potrò fare. Vi mostrerò come sta questo abito con un petticoat, nelle scarpe e una collanina. Poi immaginatevelo anche con un guantino corto, magari di pizzo. Eccolo qui. Ora, quando ho finito di girare questo breve video, ne aggiungerò un altro qui di seguito in cui vi mostrerò. Mamma mia, ragazze, la stoffa è fantastica. Sembra quasi seta. È veramente molto molto grazioso. Qui sotto con un petticoat rosa o anche lilla, o potreste mettercelo anche verde. Ecco. Comunque è molto molto grazioso, molto molto grazioso. Qui dietro ha una zip. E non è semplicissimo lanciarsi la zip, ci vuole spesso un aiuto. Però insomma, dai, con la pratica ci si fa, ci si fa. Io adoro gli abiti floreali, purtroppo ogni tanto provo ad acquistare abiti a tinta unita, ma devo dire che il mio occhio cade sempre sugli abiti floreali, non lo so, ti danno quell'allure così un po' francese, un po' sognante che io adoro, che io amo veramente. Certamente poi bisogna stare attente a che cosa si abbina al floreale, perché ecco, la fantasia è un po' importante e quindi bisogna stare attente con gli accessori. Ecco, ma ti metti un abito floreale e già la giornata ti sorride, ti sorride. Bene, io vi ringrazio di aver aspettato questo spacchettamento insieme a me, perché io ho aspettato, ma avete aspettato anche voi. Ringrazio gli iscritti che si sono aggiunti questa settimana, sono pochi, ma forse ce la faremo. E io credo nei sogni, quindi sono sicura che voi capirete che sono qui per portarvi dei sogni. E vi ricordo che sarebbe carino che voi mi seguiste anche su Instagram, chiocciolina Sandy underscore Labelle, e sono anche su Facebook. Vi lascio comunque il link sotto nella info box. E mi raccomando, lasciate un like se non ti sei ancora iscritto. Perché? Perché? Iscriviti, entra nel mondo di Sandy Labelle e di Pinappilandia e più siamo e meglio sarà. E io vi aspetto, spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima!